Radio Radicale, siamo con la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva per parlare un po' della verifica che è in corso nella maggioranza e nel governo, che è stata, diciamo, caratterizzata anche da una polemica per le parole di Marco Travaglio, il giornalista del Fatto, il direttore del Fatto Quotidiano, che durante una trasmissione televisiva ha consigliato a Conte di trovarsi 12 senatori per sostituire quella che ha definito come Italia morente, riferita a Italia Viva. Allora, lei come risponde a questa boutade, che poi è il contrario del Vangelo del Movimento 5 Stelle, che ha sempre demonizzato il trasformismo? Sì, ormai non ci stupiamo più di Marco Travaglio, siamo abituati agli insulti quotidiani, questo gioco di parole non a caso del direttore Marco Travaglio. No, noi siamo più vivi che mai, anzi siamo vivaci, e siamo vivaci perché stiamo ponendo da settimane delle questioni vere, e che evidentemente Travaglio fa finta di non leggere. Qui non c'è nessuno in vendita o che si può acquistare, comprare come merce di scambio per fare quello che si vuole. Stiamo parlando di parlamentari che liberamente, democraticamente, da settimane hanno posto all'attenzione del Presidente del Consiglio richieste e proposte di una visione che dovrebbe avere il nostro paese per i prossimi 10 anni, quindi come investire le risorse che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund in maniera seria e concreta. Ieri Matteo Renzi ha presentato questo documento che è frutto del lavoro di tutti noi parlamentari di Camera e Senato di Italia Viva, e quindi c'è un lavoro che stiamo svolgendo sui settori che sono strategici per la ripresa di questo paese, e quindi respingiamo al mittente ogni accusa o ogni denigrazione come lui è abituato a fare. Poi che appunto una persona che è vicina al Movimento 5 Stelle, che si è sempre dichiarato per la trasparenza e la libertà, mi pare assurdo che abbia detto una cosa del genere, però ormai siamo abituati a tutto da Marco Travaglio. Ecco, lei trova che ci sia stato un capovolgimento totale delle posizioni del Movimento 5 Stelle? Ieri, per esempio, hanno lasciato la Commissione Trasporti sulla TAV, non hanno detto nulla sulla cessione di una fregata militare all'Egitto dopo il caso Regeni. Qui, sulla legge di bilancio c'è stato il caos per un articolo sbagliato. Mi sembra che, insomma, si stia prendendo molte cose alla leggera. Ah sì, anche perché intanto con quale parte del Movimento 5 Stelle parla Travaglio? Ognuno di noi sa che il Movimento 5 Stelle in questo momento è davvero spaccato, diviso. Ci sono persone che hanno ancora buon senso con cui si lavora bene in commissione, ma sappiamo anche che non c'è più una linea politica, semmai c'è stata. E quindi ognuno va per i fatti suoi. Io non credo che si possa inseguire sempre l'improvvisazione. Qui bisogna restituire la parola alla politica con la P maiuscola. La politica significa confronto, dialogo, mediazione, quello che è mancato anche sulla legge di bilancio, perché effettivamente anche la maggioranza, il Parlamento ha potuto incidere poco, no? Perché ha lavorato, come spesso accade, adesso solo un ramo del Parlamento, e qui in Senato non abbiamo potuto portare nessuna modifica. Ecco, io credo che ognuno di noi dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e pensare in questo momento alle priorità per far ripartire questo paese. Noi ci siamo con le nostre idee, le nostre proposte. Poi se ci vogliono attaccare, deridere, denigrare, ormai siamo abituati, quando fa una proposta Matteo Renzi tutti gli vanno contro per poi dopo una settimana utilizzarla e farla propria come la migliore proposta del mondo. Speriamo che stavolta almeno il Presidente del Consiglio voglia dialogare realmente con Italia Viva. I punti del documento sono chiari, noi non vogliamo rinunciare al MES, così no, come vogliamo che i 209 miliardi siano spesi ad investimenti e non a bonus o a redditi di cittadinanza.
Bene, la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva, grazie.